si torna in campo, l'atto finale della Coppa della Lega Futsal Amatori Latina. Praticamente si gioca la finale in campo le formazioni del centro sportivo La Siepe, che ha raggiunto la finale grazie alla vittoria per 8-4 sul Città di Anzio, anzi 8-3 per l'esattezza, e la Tecno LED che ha battuto per 4-3 gli amatori Futsal Terracino. Si gira, vuole andarsene in mezzo a due, non ci riesce, anche perché Fenici non lo lascia passare, poi riconquista il pallone, se ne va il diagonale proprio di quest'ultimo, Pisano riprende il pallone, si defila, la finta con il corpo, ricomincia da dietro, si fa aiutare da Mancini che prova il diagonale che non trattiene Karpiuk, e sulla ribattuta Sezzi si fa neutralizzare, va giù e prende il pallone il numero 13 che sta difendendo la porta della formazione, poi con la testa Ferenci, Monti, la finta di Sezzi, poi il tiro di Mancini non trattenuto, Bulboaga ancora, lo scambio con Bisan, il fallo e c'è il calcio di rigore, parte Bulboaga, il palo dice di no, Bisan all'indietro, c'è Grama che apre per Ferenci con il piattone, ma c'è sempre Colella che fa buona guardia, non questa volta, che però non trattiene, e Grama manda, c'è il fallo, la prima occasione è andata a destrare il cartellino giallo, Bulboaga, e poi questa volta il piattone di Ferenci finisce in rete, c'è il vantaggio del centro sportivo La Siepe, 1-0. Monti, Mancini, poi Sezzi, se ne va, si fa soffiare però il pallone da Ferenci che colpisce Mancini, finisce giù, non c'è fallo, subito il capovolgimento di fronte con Ferenci, Bulboaga con il piattone vincente che finisce sotto le gambe di Colella per il 2-0. Sezzi, Bavaro, riesce a far passare il pallone per Monti, poi si avvita, Bavaro riapre la contesa, Bavaro, Sezzi, recupera Grama, poi Bulboaga, se ne va Grama per Lungoci e va ancora più due il centro sportivo La Siepe. Bulboaga prova, ma Colella respinge, Lungoci, Bulboaga pesca Padurario in aria, Grama non chiude, Karpiuk poi direttamente verso il suo avversario collega, la rimessa laterale per la Tecno LED, se ne va Monti, libera Mancini che si gira, prova anche a calciare, sorprende Karpiuk che adesso si arrabbia con i suoi compagni di squadra, Padurario, Bulboaga si accentra, serve Grama, Colella in spaccata, sembrava essere passato il pallone sotto il giocatore rumeno, ancora Padurario all'indietro, tocca Sezzi, Grama, arriva Ferenci, il piattone, ma c'è Colella, ma arriva anche Colella, Bavaro, possibilità per Monti che si accentra, va a colpire, fuori di poco, serie di finte con la suolata, carica anche il tiro, poi ci ripensa, lo fa in un istante successivo, svirgolandola, Mancini, Bavaro, Mancini, subito gli si fa incontro Padurario, Ferenci, ingenuità da parte di Mancini che innesca la possibilità per il gol,
Visan lancia lungo, Mancini con la testa prolunga per il tiro straordinario di Monti. Due colossi a confronto, alla meglio Padurario. Karpiuk, poi il tiro in rete di Visan. Questa volta fa tutto perfetto Ferenzi, la mette dalla parte opposta e arriva il diagonale vincente di Visan. Padurario prova tutto il centro sportivo La Siepe con Bulbo Aga a piazzarla. C'è ancora Colella, braccio alzato da parte di De Clemente. Bulbo Aga, la risposta con la testa di Papa. Padurario, Ferenzi, Bulbo Aga, si capovolge praticamente l'azione ed è il gol di Bulbo Aga. Preferisce colpire Karpiuk. Bulbo Aga con il tacco, un gol spettacolare che beffa Karpiuk, è il gol del 7-3. Con l'esterno innesca Findrian, però si fa sfuggire il pallone Monti, poi colpisce da solo Monti, tocca per Mancini, la barriera non lascia passare il pallone. Lupsan, Monti con Mancini, si accentra e poi il piattone vincente di Sezzi. Il retropassaggio verso Lupsan, che apre per Findrian, se ne va a questo punto Monti che spreca con la porta spalancata. Karpiuk che lancia lungo, arriva anche Colella e arriva il triplice fischio finale. Il centro sportivo La Siepe vince l'edizione della Coppa Lega Futsal Amatori stagione 2018-2019 battendo proprio in finale per 7-4 la Tecno Elled del tecnico Jacomacci.